l'angoscia della vecchiaia, anche se non sono propriamente vecchio, ho 43 anni. Ho paura, paura che tutto passi così in fretta. Datemi un consiglio. Cosa dite, Mimi? Dopo che quello della carta d'identità mi ha detto che sono brizzolato, mi faccio tingere i capelli di nero? Oppure l'uomo brizzolato, tutto sommato? Sapete, non è un problema di erezione, eh? Quello no. Assolutamente. È successa una cosa un po' incresciosa, nel senso che stamattina sono andato nel mio bagno e sapete, ho appena comprato questa casa. Adesso vi spiego perché sto parlando così a bassa voce. Ho appena comprato questa casa e ho sentito proprio distintamente, come se fosse in casa mia, un uomo che parlava, il mio vicino, che parlava al telefono, che diceva vabbuo, vabbuo, allora ci vediamo dopo, vabbuo, vabbuo. Cioè c'è Mister Vabbuo, Vabbuo, dice sempre Vabbuo, e io lo sentivo benissimo nel mio bagno, è incredibile. Volevo masturbarmi perché sapete quando uno ha l'angoscia della vecchiaia, sentite, si sentono tutti i rumori. Secondo me gli viene voglia di masturbarsi, almeno a me capita così, però questo qua continua a dire Vabbuo, 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 me l'ha fatto ammosciare a furia di Vabbuo. Capite? Io non so. Vabbuo. Ok, il tempo passa. E lo devo accettare. Però vorrei passarlo con una donna diversa ogni giorno, capite? No, io sono ancora un uomo maturo, io posso, cioè, certo sono un uomo maturo, posso ancora piacere a tante donne, posso ancora fare lo scopaiolo, io sì, ce la posso fare, io adesso cercherò un po' di energia erotica da puttanella, la mia lampada arancione. Eppure c'è anche una dolcezza profonda nell'invecchiare. Ma quale dolcezza? Tutte cazzate letterarie. Putti, puttanetti, prego. Rispondimi. Sono ancora un uomo desiderabile. Grazie, puttanella.